Ciao a tutti, questo è un video per far vedere il mio sub fatto in casa con materiali di recupero. Subwoofer abbastanza decente, per la quale ho utilizzato due woofer che sarebbero full range da 12 rigidi. Poi vabbè, è stata rattoppata perché questo qua era prima l'altoparlante che aveva lì. Un woofer da 10 e poi due radiatori da 12. L'ho sostituiti con, cioè, dietro ho tappato e gli ho messo i woofer. E qua lo sfiato non è accordato, però come riesco. Già così va bene, però, perché sono rigidi e non morbidi. Qui abbiamo la cassa posteriore sinistra, posteriore destra, frontale, centrale. Frontale destra, frontale sinistra. Qui abbiamo Pioneer SA930 che manda i sub, equalizzatore che adesso non usiamo, lettore DVD-CD e sintoampli. La centrale è una Pioneer di un home theater vecchio. Purtroppo è stato recuperato solamente l'altoparlante centrale, mi è stato dato solo questo con un subwoofer a doppia bobina che non aveva il foam rotto. Super centrale in eccellenti condizioni, perfettamente funzionante. I terminali non sono dei migliori, però. Poi abbiamo il PC collegato a una scheda audio esterna perché il jack interno è andato a farsi benedire. Qui abbiamo la scheda, una Edirol 5 canali stereo. Andiamo su SoundCloud. Facciamo ripartire da capo una traccia. E alloggiamo il telefono su un treppiedi che ho fatto io. Anzi, entriamo dentro al woofer. Siamo all'interno del box. Sentiamo un po' la dinamica. Non parte. Nonostante ci sia poca escursione, c'è una notevole fuoriuscita d'aria. Questo è dato dai due coni pazzeschi, due coni veramente magnifici. Cambiamo. Numero JBL Extreme posteriore.
Ok, fatemi cercare un attimo. Perché non metto a fuoco? Ok. In such a fashion as it. No, 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 no. Buzz boost, eccola qua. Posteriori. Abbiamo di nuovo lo subwoofer collegato. Allora, stavo cercando. Cos'era? Sarà questa. Non posso alzare tanto perché i vicini hanno sempre da rompere le scatole. Questo era un video breve, insomma breve, un video per far vedere un po' cosa è cambiato. Anche lì è cambiato un po' di cose. È ancora un po' da sistemare. Grazie per la visione, ciao a tutti.